Mister, buongiorno. Buongiorno. Senta, allora, la Fiorentina ha una bella vittoria con il Modena, però anche il Cosenza viene da un ottimo risultato con la squadra prestata come Parma. Insomma, nonostante le differenze di posizione, la differenza di posizione in classifica, una sfida da prendere un po' con le molle, con la giusta attenzione. Ma guarda, io sono abituato a non vedere proprio completamente i numeri o la classifica, vedo quello che le squadre esprimono in campo. E nelle ultime due gare ho visto una squadra molto brillante, perché anche a Modena avevano giocato molto bene, l'avevo già anche detto prima della partita che dovevamo disputare contro il Modena, ad aver visto un bel Cosenza che aveva perso, ma secondo me non meritava assolutamente, perché nel computo della gara era stata quantomeno pari. Ha battuto il Parma domenica scorsa in casa loro, hanno rinnovato molto il gruppo, e quindi penso che quando si rinnova per migliorare, non penso che abbiano cercato di peggiorare la situazione. È un campo particolare che ci ricorda anche qualcosa di negativo riferito alla scorsa stagione, quindi situazione classica da prendere con le molle. Come dicevamo, come abbiamo avuto modo di dire, può essere uno spartiacque per il futuro, perché chiaramente tu guardi in avanti o guardi indietro a seconda anche di una gara, di com'è l'esito di una gara. Abbiamo visto il Modena, per esempio, sabato scorso, che si è presentato qua a un punto da noi, e ora loro sono più preoccupati per quelle e guardano più dietro, e noi fortunatamente guardiamo un pochino più avanti. Però è un campionato, è una stagione, sono squadre e è una classifica che deve fare stare sereni, tranquilli, e essere valutata bene a seconda delle difficoltà che ci sono sempre in questo campionato. È la storia della Serie B, ma questo è un campionato particolare, perché c'è un gruppo di squadre che si equivalgono e che lottano tutte quante per lo stesso obiettivo. Mister, buongiorno. A lei. Inizia a vedere la sua Ternana, la Ternana di Albinazzoli, se sì, in cosa in particolare? Ma i ragazzi cominciano a crederci, c'è un po' più di fisionomia, c'è un po' più di equilibrio. Direi a tratti ce n'è anche molto, sia come fisionomia che come equilibrio, e poi quello che manca ancora è la ricerca della continuità di rendimento e l'affidarsi a, come si diceva anche l'altra volta, a quello che ti può aiutare molto nei momenti di difficoltà o nei momenti favorevoli all'avversario, che è il gioco, che è la struttura, che è la voglia di imporsi, e quindi magari riuscire a essere capaci un po' di più a difenderci mantenendo la palla anziché lasciandola agli avversari. Mister, per quanto riguarda il Cosenza, globalmente è in maniera palese rinforzato rispetto a quello di un mese fa, no? Perché non credo che ci siano masochisti al mondo. Esatto. Le chiedevo una valutazione sulla di natura tattica, perché parte probabilmente una differenza di valori, per certi versi il Cosenza richiama il Modena, no? Però mentre nel Modena stabilmente, l'abbiamo visto, insomma, Falcinelli giocava più o meno sulla stessa linea di tremolata alle spalle della prima punta, Strizzolo, nel Cosenza c'è un quadro un po' più complesso. La posizione, questa è la domanda, di Florenzi, che tra l'altro ha segnato il gol della vittoria ed è un giovane talento, dello stesso Madras, insomma, che tipo di... Noi abbiamo preparato la gara proprio questa mattina in funzione di alternative, di possibili alternative, perché non sappiamo, chiaramente lo sa il suo allenatore, come manderà in campo la squadra. Questo lo facciamo generalmente sempre, però per esempio il Modena ha quella configurazione definita da tempo e quindi era quasi una certezza. Il Cosenza non ti offre questa possibilità e quindi dobbiamo essere pronti ad aspettarli in una maniera o nell'altra, è un sistema che sceglierà, come dicevo, il suo allenatore, e ci vedrà consapevoli del fatto
che dovremo cambiare strada facendo, oppure subito inizio gara o quando avremo visto la formazione. Ma sai, la formazione dopo sono i compiti che dai ai calciatori che determinano le difficoltà. E quindi in base a questa noi abbiamo preparato un paio di situazioni che vedano in una direzione o in un'altra. Donnarumma viene con noi, ha fatto una settimana d'allenamento, chiaramente magari fosse già pronto, no? A essere utilizzabile. Però è nel gruppo, ha fatto allenamento anche stamani, completo, ha fatto tutto quello che doveva fare, senza problemi particolari, e quindi di questo siamo contenti. Abbiamo fatto un bel passo avanti. Mister, oltre a Capuano ci sono altri disponibili? Qualche problemino ce l'abbiamo, però, da verificare domani, e quindi al momento è solo un'ipotesi. Speriamo che non si materializzi nella giornata di domani, però è una valutazione che faremo domattina. Prima, mister, buongiorno, prima parlava della necessità di avere più possesso palla per difendersi, no? In modi diversi rispetto al coltello tra i denti, diciamo così. Mi pare di poter dire che comunque i principi di gioco per quanto riguarda anche i difensori centrali nella gestione della palla si siano visti, per esempio Sorensen, che di fatto con quell'aggressione alta contro la Vittoria che hanno fatto, quando Palumbo ha segnato contro l'Ascoli, fece un'aggressione alta e riconquistammo palla, mentre invece contro il Modena abbiamo preso gol sempre con un'aggressione alta da parte di Sorensen, che però arrivava un pochino in ritardo, no? E da lì poi è nata l'azione del rigore. Ecco, però il principio era quello, cioè questa capacità dei nostri difensori centrali di stare molto alti. Come si concilia questo però con una gestione di palla efficace? Cioè, ha bisogno lei, la domanda è questa, di magari un giocatore, un play basso che dia una mano, si mette in mezzo ai due centrali, oppure va bene così, cioè c'è solo da migliorare l'aspetto tattico? Io credo che deve andar bene così, perché noi siamo questi e quindi andiamo a cercare i calciatori che sono più congeniali a quello che sono le loro caratteristiche, a quello è anche il mio modo di pensare. E quindi è evidente che dopo le interpretazioni del momento possono essere anche di un certo tipo, ma l'idea generale è quella lì, è quella di essere, come diceva lei, partecipi ad una gara che vorremmo fosse la nostra, però tante volte un po' non ci riesci per incapacità tua, un po' non ci riesci perché gli avversari ti mettono nella difficoltà di non avere quella possibilità. E la coperta è sempre quella lì, no? La tiri da una parte o la tiri dall'altra, e quando non è una coperta ideale, sia come tessuti che come dimensioni, è evidente che a volte ti si scoprono i piedi, oppure ti devi accontentare di avere il mento fuori. Un aspetto positivo, io penso, al di là di questi dati, che contro il Modena, nonostante diciamo questa situazione societaria che no, poteva anche in un certo senso incidere su, io ho visto una squadra serena, lucida. Segnale positivo secondo me, a maggior ragione perché ma sai, situazioni non facili anche sul campo, no? Io è già un po' che ve lo dico, ma forse non so come fare per convincere un po' tutti, no? Nel dire che quello lì è un gruppo di ragazzi importante, perché lavorano in una maniera incredibile, sono disponibili a tutto, gli puoi chiedere di fare le capriole, le fanno volentieri. E così come qualsiasi altra cosa, stanno qui tutto il giorno e vengono anche quando non c'è allenamento. Li abbiamo convinti che così in questa strada si può ottenere quello che vogliamo, cioè tirare fuori il massimo da quelle che sono le caratteristiche. E quindi esce fuori quello che ha visto lei.
perché appare chiaramente, poi chi vede gli allenamenti magari ha la possibilità di fare delle valutazioni ancora più probanti rispetto a quello che dico, però anche la gara lo dimostra sempre, perché poi al di là del che a volte siamo calati sotto l'aspetto della partecipazione e della convinzione, e questo non è un problema relativo alla volontà, ma è relativo magari alle qualità, alla leadership, se c'è o meno, alle qualità anche dei calciatori, a quel tessuto che si diceva prima della coperta, che magari è un tessuto che potrebbe essere anche migliore, no? Ma questo è normale, ma non riguarda solo i calciatori, riguarda anche la mia posizione. C'è chi può farli funzionare anche meglio di me. Noi tentiamo di fare il massimo. Mister, una domanda su Gabriele Onesti, che di fatto è l'unico volto nuovo arrivato in questo mercato, in realtà è un cavallo di ritorno, reduce da una serie di problemi fisici, ha fermo 8 panchine, una gara di Coppa Italia e poi dopo si è fermato a metà ottobre. Volevo sapere se è tornato in gruppo, perché credo che abbia avuto un nuovo problemino. No, perché io non l'ho salutato un giorno, ma non l'ho mai allenato. E quindi non le so nemmeno dire, perché non lo conosco proprio. Cioè, non ne conosco le qualità e le caratteristiche. Senta, mister, senza magari, perché come ha detto lei, l'abbiamo spiegato più volte, senza magari ripetere dei concetti già detti, quindi c'è fiducia nel gruppo, perché il mercato ha fatto capire che la società voleva virare sul gruppo di questi giocatori, e così è stato. C'è la serietà da parte dello staff tecnico e del gruppo squadra nell'allenarsi, nel lavoro settimanale. La vittoria di Modena ha riportato magari anche un po' di consapevolezza nei ragazzi, nel senso che la Ternana era uscita per la prima volta dalla zona playoff. Come diceva il collega, anche a livello ambientale c'erano un po' di voci fuori dal rettangolo di gioco. Magari la vittoria, che fa sempre bene, ha riportato anche consapevolezza in loro. Cioè, loro adesso sanno di essere forti, di poter giocarsela con le prime, non so, 4-5 squadre della Serie B. Ma io credo di sì, ma sai, le vittorie portano sempre positività e danno valore a quello che diciamo in settimana, al lavoro che facciamo, alle prediche che facciamo qui dentro. E poi dopo c'è la qualità delle vittorie, perché se la qualità è mediocre, noi abbiamo vinto anche col Cagliari, però ci siamo messi l'elmetto e l'abbiamo tenuto ben stretto tutta la partita. E poi dopo ci sono le gare dove ti imponi e dove in 20-25 minuti puoi stare 4-0 per te, facendo le cose. E queste, tipo sabato, e queste lasciano un segno. E convincono la testa che si possono raggiungere risultati importanti anche senza avere una qualità precisa oppure caratteristiche di squadra che soddisfano al 100%. Grazie. Ultima, se c'è, per favore. Se no, grazie. A posto. Prego.